come avete fatto fino adesso, okay. Fare cose differenti. Grazie, ben trovati ad alcuni. Saluto chi non ho mai incontrato, ma innanzitutto vorrei ringraziare non retoricamente ma veramente con un grazie sentito al Consumer Forum per aver organizzato questa importante occasione di confronto di idee. È un passo abbastanza interessante, innovativo e in linea con la dimensione nuova di collaborazione, di dialogo tra tutti i soggetti preposti in un determinato campo, un'occasione di confronto e di idee su temi del consumerismo da esperti del mondo dell'università, della ricerca, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e anche esponenti di imprese ed associazioni appunto dei consumatori. So che questa iniziativa si annuncia come un primo appuntamento di un evento che promette e quindi dal quale attingere di diventare periodico. È sicuramente un'iniziativa importante per il consumerismo italiano e noi non possiamo augurarci il successo dei risultati che vengono diciamo, da stimolo da questi incontri per fare uno degli appuntamenti rituali di tutti coloro che hanno a cuore realmente, non a parole, la tutela dei consumatori. Consumer Forum non ha certamente nessuna esclusiva per l'organizzazione di un evento del genere e per fortuna segnala l'attenzione crescente dovuta al consumatore. Ci sono anche altri eventi importanti per il consumerismo italiano, singoli o ricorrenti, organizzati da soggetti pubblici, da soggetti privati e non ultimo la sessione, questo ci tengo a ricordarla, la sessione programmatica che in base al codice del consumo è annualmente organizzata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e delle Regioni che quest'anno si svolgerà a Napoli il 18 e il 19 novembre con un tema specifico, quello del servizio pubblico locale. Ma questa di oggi ha una sua importanza e una peculiarità perché è un'occasione, spazio di confronto aperto fra tutti i punti di vista, che guardano però tutti al consumatore in linea con la caratterizzazione di Consumer Forum, come associazioni in cui sono presenti, spazio di confronto e di collaborazione, la maggior parte delle associazioni dei consumatori e anche delle imprese, abbiamo detto prima, dell'università e della ricerca. In queste conclusioni non voglio e non posso richiamare abitualmente tutte le diverse fasi, i diversi momenti di questo convegno. Il Ministero comunque è stato presente tutta la giornata con il nostro direttore, nonché il garante del dottor Vecchio, e ho avuto modo di partecipare io in questa sessione conclusiva volendo evidenziare come e testimoniare come il Ministero dello Sviluppo Economico stia seguendo con grande attenzione e forse, non so, ma lo vedo dall'agitazione che c'è nel mondo attorno, con una sensibilità rinnovata rispetto ai temi appunto dei diritti dei consumatori sia in Italia che in Europa che hanno costituito appunto l'oggetto stesso della vostra giornata. E, anche per riprendere qualche intervento che è stato fatto prima, per esempio quest'anno il secondo anno viene fatto con maggiore diciamo, specificità e partecipazione anche delle associazioni dei consumatori, il Ministero adesso tra pochissimi giorni, devo fare l'impegno di spesa entro fine anno, emetterà un bando che proviene dalla direzione della contraffazione proprio per lottare la contraffazione a livello comunque italiano e questo strumento di comunicazione contro la contraffazione viene affidato alle associazioni dei consumatori.
ci sono 1 milione di euro, sono tre diverse filiere di tematiche che sono state individuate, quindi vediamo lavorare insieme la direzione della contraffazione, la direzione dei consumatori e 1 milione di euro, magari non è tantissimo, ma in questo momento in cui si piange, avere 1 milione di euro, lo diciamo in giro, se no se lo prendono per qualche altra iniziativa, utilizzare questi fondi per la lotta alla contraffazione attraverso le associazioni che ne fanno il progetto e lo attuano, ritengo che sia appunto un modo di testimoniare una diversa consapevolezza del problema. E proprio su questa, diciamo, linea, ieri pomeriggio al Ministero abbiamo incontrato il commissario europeo Nini, so che l'avete incontrato anche voi, insieme al direttore generale della Direzione Salute e Consumatori della Commissione europea, che è un direttore che è italiano, una dottoressa bravissima, la Testore Gorgi, e nel corso di quell'incontro abbiamo avuto modo di condividere alcune valutazioni su tematiche che evidentemente immaginate, su in merito alla definizione di un nuovo regolamento europeo sulla sicurezza dei prodotti, sulla necessità di realizzare un'ampia convergenza anche sulle disposizioni, dove queste sono proposte dalla Commissione e sono state fortemente sostenute dall'Italia, relative alla tracciabilità dei prodotti e all'indicazione della loro origine. La mia premessa al commissario ieri è stata comunque quella di dire, e so che è stato un tema che ha trattato nel suo intervento anche il Presidente Pietruzzella, che è quello di dire, non in tema soltanto di consumatori, in generale ormai, se dobbiamo stare in Europa, determinate battaglie contro o per si devono fare e hanno un senso e hanno un effetto se sono gestite a livello europeo. È impensabile che io in Italia posso fare o non posso fare qualcosa che invece mi è consentito ed è lecito in altri paesi della Unione Europea. Sostanzialmente, al commissario Nini che abbiamo detto, o c'è più Europa anche in Italia e anche nel settore dei consumatori, o facciamo chiacchiera, perdiamo tempo, e comunque anche i destinatari finali di ogni iniziativa a livello europeo sempre di più vanno sfiduciando la fiducia nei confronti di questa istituzione, oltre ad avere assolutamente ormai una posizione come Europa, permettere di dire fuori mercato rispetto agli altri paesi emergenti che ci sono nel mondo, o comprendiamo questo, che siamo fuori mercato e comunque bisogna agire all'unisono come se fossimo un unico appunto paese, o si perde tempo, si perdono risorse e qualunque azione non avrà mai un risultato incisivo se non è univoco in tutto il territorio. Evidentemente ha incassato, preso questa considerazione, il problema non è del singolo, ma è un problema, io lo vado ripetendo a più parti, abbiamo avuto anche occasione di farlo sull'utilizzo del contante, che è comunque un tema che interessa anche i consumatori, non soltanto, ma anche le imprese, il perché in Italia possono esserci dei limiti sull'utilizzo del contante e quindi una possibilità di utilizzo di pagamenti elettronici se al confine del nostro paese lo stesso prodotto viene offerto e viene venduto in maniera differente con la possibilità di spesa del contante rispetto al nostro. È chiaro che la concorrenza va più verso queste destinazioni che non verso il nostro paese. Quindi o si ha questa consapevolezza che anche l'utilizzo del contante, poi ci sono tantissime speculazioni che, se mi consentite, vengono messe anche in piedi da alcune banche o da alcuni forti interessi economici del nostro paese, perché dietro l'utilizzo della moneta elettronica, quindi contro l'utilizzo del contante, saluto con piacere l'esponente della Guardia di Finanza, si nascondono posizioni di tutela, di privilegi dei stessi soggetti bancari. Io sono per un utilizzo della moneta elettronica, tu sempre. Aboliamo la cartacea, ma aboliamo anche le commissioni bancarie. Bravo.
Non è possibile che il cittadino, il pensionato, deve obbligatoriamente portare la pensione in banca. Non è possibile che il pensionato tedesco deve avere non hanno per il fatto loro, perché hanno un altro tipo di organizzazione, il conto corrente bancario, però se viene in Italia non può pagare con i contanti, deve pagare obbligatoriamente. Cioè, non è, è veramente una guerra tra poveri, ed è una lotta soprattutto di coloro che stanno egemonizzando l'Europa per i loro interessi monetari e non per gli interessi dei consumatori. Allora aboliamo la carta dei 500 euro, che è quella che probabilmente aiuta molto di più il riciclaggio di denaro. Non è possibile consentire agli extracomunitari che vengono in Italia importare contante di 15.000 euro e invece l'italiano non può spenderlo. E poi sappiamo bene che ormai, se leggiamo i maggiori scrittori di lotta al riciclaggio, sostengono e ci dimostrano come il riciclaggio oggi viene affidato prevalentemente ai sistemi elettronici, cioè non c'è più il riciclaggio della moneta contante. Mi fa specie come un altro braccio della nostra istituzione, che è appunto il MEF, il Ministero dell'Economia, ha fatto, diciamo, guerra nei nostri confronti affinché uniformassimo l'utilizzo del contante agli altri paesi europei, blandendo che invece, se noi dovessimo modificare questo limite di 1.500 euro, favoriremmo il riciclaggio. Non è così. Vorrei spiegare che oggi, in un'epoca moderna, il mafioso non ha più la lupara e la coppola, e il mafioso non ha più l'utilizzo della cassa, ma sistemi talmente sofisticati che vuol dire che è molto più difficile per loro forse poterli individuare. Quindi questo per dirvi che lo spirito dei cittadini, dei consumatori, di chi è preposto, delle istituzioni, deve andare verso questa consapevolezza, altrimenti è un'estenuante, stancante recitazione di posizioni che prima o poi comunque ci porteranno a sbattere. Queste cose io le dico perché ci credo, ma perché vorrei che ci fosse una riflessione maggiore da parte dei cittadini, cosa che, non avendo molte informazioni, avviene poco, per cui magari ci si affida alle cose che vengono dette. Le banche addirittura promuovono oggi degli incontri per l'utilizzo della moneta elettronica, e quindi magari con alcune cose che si dicono, senza avere dall'altra parte l'altra verità, ci si affida a queste soluzioni. E non mi stancherò mai di dirle, perché sono convinta che prima o poi la goccia realmente riuscirà a farsi il buco laddove è opportuno. Abbiamo condiviso con la rappresentanza della Commissione europea l'importanza del ruolo delle politiche di tutela dei consumatori per sostenere la ripresa della crisi economica, tutelando i consumatori che sono vulnerabili dalla crisi, nuove povertà, ridare fiducia ai mercati, promuovere la politica dei consumatori come contributo alla crescita piuttosto che come un onere ingiustificato per le imprese, cosa che ancora in alcune parti viene vissuto appunto come tale. Nella stessa ottica, per rafforzare la fiducia dei consumatori, il ministro Zanonato ha sottoscritto lo scorso mese di luglio con le associazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e del consumatore degli utenti un documento programmatico congiunto, appunto chiamato l'agenda dei consumatori, definita proprio sul modello dell'agenda europea dei consumatori. Quindi quello che noi dovevamo fare rispetto a quello che ci chiedeva l'Europa abbiamo fatto, anzi ieri ci ha detto il commissario che siamo uno dei paesi più avanti rispetto agli altri, però forse l'Europa dovrebbe fare a questo punto un po' di più. Relativamente a un altro dei temi che sono stati affrontati nelle sessioni precedenti di questo convegno, quello cioè della risoluzione alternativa delle controversie e dell'attuazione della direttiva 2013 numero 11 dell'Unione Europea, abbiamo riproposto al commissario Mimica l'opportunità di un'espressa evidenziazione da parte della Commissione della piena compatibilità della pratica delle conciliazioni paritetiche con le disposizioni della direttiva, che noi intendiamo attuare anche in termini di scadenza, che è prevista il 9 luglio del 2015. E lo studio che avete prodotto e presentato sul tema delle liberalizzazioni in Italia è un lavoro ricco di spunti, di considerazioni abbastanza interessanti, ma sappiamo e siamo consapevoli, ritengo tutti quanti, scusate, che è ovvia la considerazione
che la liberalizzazione non sarà mai sufficiente se questa non è accompagnata da una regolazione e da un controllo che tuteli i consumatori e che spinga le imprese alla maggiore efficienza possibile. Le liberalizzazioni, appunto, senza un'adeguata regolazione possono anzi in alcuni casi avere l'effetto di ridurre gli spazi di concorrenza e la tutela dei consumatori e comunque non realizzare le aspettative di miglioramento per cui esse sono state introdotte. Basti guardare i diversi effetti che in termini di riduzione dei prezzi nel tempo hanno avuto, ad esempio, le liberalizzazioni nei settori contestualmente fortemente interessati da innovazioni tecnologiche e di prodotto, come quello dei servizi telefonici, oppure nei settori come quello dell'energia elettrica e del gas. Quindi liberalizzazione sì, ma ogni passo in avanti occorre che parallelamente venga fatto regolazione e controllo. Molto interessanti sono stati gli spunti che sono stati, li utilizzeremo insieme al dottor Becco, che sono stati oggi tardi degli interventi dei relatori. L'Europa va bene, la contraffazione vi ho detto, quello che si è svolto fino a questo momento è un confronto aperto, la cui valenza è data proprio dalla differenza delle posizioni e delle valutazioni e nessuno ha titolo, secondo il mio punto di vista, a trarre conclusioni unitarie da tale ricchezza e priorità di interventi. Per cui più che ripetere, sintetizzare o commentare le cose che sono state già dette, è opportuno forse informare che il Ministro dello Sviluppo Economico sta facendo e vuol fare in tema di liberalizzazione. Sulle liberalizzazioni e semplificazioni c'è al Ministero un tavolo che abbiamo aperto, lo abbiamo aperto proprio nei primi mesi estivi. Sto coordinando per delegazione del Ministro questo tavolo dove vede la presenza costante e fissa dell'autorità per la concorrenza col Presidente Pitruzzelli. Invece per quanto riguarda le assicurazioni abbiamo fatto uno stesso tavolo che oltre ad esserci l'antitrust è presente sempre l'IVAS. Abbiamo prodotto dei risultati utili e interessanti, non vi nascondo che poi il confronto con i destinatari degli interventi è sempre quello più difficile, perché il voler cambiare posizione o perdere qualche privilegio è culturalmente un fatto che difficilmente viene accettato, ma noi lo so perché lo citava poc'anzi anche che Bruzzella, avendo fatto la relatrice alle liberalizzazioni, ne abbiamo viste di ogni colore, però insomma andiamo avanti su quella strada. Vogliamo completare l'attuazione delle misure di liberalizzazione e semplificazione già adottate e stiamo appunto definendo, alcune sono già pronte e sono state trasmesse al Ministro, prima dovevano essere inserite nel decreto del fare 2, poi il decreto del fare 2 non è andato più avanti, adesso ci sarà un collegato alla legge di stabilità, probabilmente sarà chiamato non Cresci Italia, aiutami, no. Destinazione Italia, ecco, Destinazione Italia dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri venerdì, non questo, tanto dalla prossima settimana, e là ci saranno certamente, mi auguro che saranno condivise alcune proposte, soprattutto in tema di semplificazione. L'impostazione di fondo è quella di dare una maggiore valorizzazione del mercato per liberare le imprese da lacci e roccioli. Sappiamo che oggi la burocrazia, oltre al fisco, costa il 50% alle imprese e in un quadro di regolazione abbiamo creato alcune norme che garantiscono uno sviluppo ordinato con una concorrenza leale, che nessuno possa abusare di indebite posizioni di vantaggio e l'importante è che non si facciano, perché questo tentativo c'è anche stato, passi indietro rispetto alle liberalizzazioni che sono state fatte. Quando intendo semplificazione ne dico una per tutte, per me è la madre di tutto. Quando sono arrivata al Ministero, il primo incontro che ho fatto con il dottor Vecchio e che adesso finalmente è diventato norma, è stato quello di abolire tutte le autorità
autorizzazioni, soprattutto per l'apertura di attività di imprese che non hanno bisogno di via o altri insomma, strumenti che comunque quelli restano sempre, e abolire tutte le autorizzazioni, basta soltanto una comunicazione di dati che viene fatta attraverso il collegamento telematico. E vi dicevo, un consolidamento e difese delle liberalizzazioni già introdotte, perché, e mi fa piacere che c'è presente il Presidente Coppoli Gigli, c'è stato un tentativo in Parlamento, proprio alla Camera, domani dovrebbe andare in Aula definitivamente per respingere il provvedimento in tema di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali. C'è stata una corsa di ogni parte politica a presentare proposta di disegno di legge. Devo dire che snaturava comunque quello che si era fatto nella precedente norma, e per carità, probabilmente è tutto legittimo, ma non si può accettare raccolte di firme per come sono state svolte, un problema di modello anche culturale di società che vogliamo immaginare, per cui abbiamo bocciato tutte quelle proposte. Il passaggio, non si preoccupi, perché visto che le sono attimo normato, il passaggio in aula è comunque obbligato per respingerlo definitivamente, però siamo assolutamente disponibili a ragionare con gli enti locali laddove ritengono di fare dei piani di attuazione di orari differenti, dare questa possibilità. I componenti della Commissione ancora non hanno ben maturato questa posizione, quando lo faranno saremo disponibili a modificare almeno questo governo quella norma, se però deleghiamo ai territori la possibilità non obbligatoria di fare dei piani per poter attuare un più congeniale rispetto anche alle esigenze territoriali di orari differenti. Per il resto, più che nuove radicali liberalizzazioni, che almeno per il momento rischierebbero di determinare gravi appunto contraccolpi per un tessuto di piccole e medie imprese, intendiamo nell'immediato introdurre, vi dicevo, significative semplificazioni con procedure di accesso, esercizio delle attività economiche, riduzione degli oneri burocratici, rendere chiare le riforme su tutto il territorio nazionale, anche alcuni obblighi e adempimenti necessari per l'avvio anche in tema di suolo pubblico. Nel nostro paese, per esempio, un'autorizzazione sul suolo pubblico data dalla città di Palermo non è valida ad esercitare in un'altra città, quindi con discrasie anche di questo tipo. Gli sportelli unici, telematici, una modulistica standardizzata e così via. Di tutto questo che abbiamo prodotto degli articolati, adesso vedremo cosa il Consiglio dei Ministri avrà volontà di portare avanti. In tutta questa attività di manutenzione per l'attuazione delle norme esistenti e di definizione di nuove iniziative normative, abbiamo evidentemente bisogno di un confronto costante, continuo con tutti i soggetti interessati, da imprese a consumatori, che ci diano il loro contributo da operatori e quindi da soggetti destinatari del nostro intervento. Il senso dei tavoli che devo dire fino a questo momento, anzi proprio oggi pomeriggio, abbiamo un po' ritardato con tutto vecchio perché abbiamo fatto un altro, abbiamo incontrato i gestori dei distributori di carburante, dove là ci sono problemi immensi ed enormi, abbiamo cercato di andare verso le loro esigenze. Noi a breve, entro l'anno, daremo la possibilità a tutti i cittadini di avere nel mobile una app dove sarà possibile pigiare gratuitamente come app e avere comunicazione sui prezzi dei distributori di carburante. Evidentemente si metterà un raggio, quindi tutto dai con la mappa che viene analizzato, ormai tutti lo sappiamo usare. Su questa questo l'abbiamo fatto con le liberalizzazioni, poi insomma, il Ministero ha fatto il decreto, sono arrivati su 25.000 distributori la comunicazione di tutti i dati per essere immessi da parte di 15.000,
sui 10.000 mancanti riteniamo che ce ne siano qualcuno che tenta di resistere perché è legato a grosse, diciamo, imprese che hanno gestione di pompe, determinando un monopolio, quindi non avendo nessun tipo di interesse a dare questi dati, noi andremo avanti lo stesso, sarà il mercato che eventualmente li metterà fuori. E un'altra parte, quindi ci saranno forse qualche problema, che qualcuno un po' piccolo avrà delle difficoltà, ma comunque sempre con la massima collaborazione, senza voler sanzionare nessuno, ma aiutare il mercato a crescere, insieme alla direzione del dottor Vecchio stiamo definendo, dentro l'anno sarà operativo ed utilizzabile in ogni telefonino questo tipo di informazione. I gestori evidentemente hanno anche altri aspetti, ma quel tavolo sta cercando di affrontare con tutti i soggetti delle soluzioni, per cui, e concludo, in auspicio rispetto al modello di lavoro che vogliamo portare avanti e rispetto all'iniziativa che oggi avete messo in piedi e presentato con Consumer Forum, di questo ringrazio e elogio per la capacità il Presidente di aver fatto tutto ciò, continueremo ad andare avanti convinti che questi luoghi sono gli unici luoghi veri, reali, dove qualunque tipo di iniziativa non venga imposta dall'alto, ma venga concertata sia con chi ne ha la responsabilità e sia con chi è destinatario dell'intervento. Grazie.